Un sogno è il Marocco che batte anche il Portogallo per 1-0 e vola in semifinale. Ci va rompendo tutti i tabù che gli si parano davanti. Il girone di ferro superato con grande slancio, la Spagna resa in offensiva e poi il Portogallo. La prima nazionale africana a non essere solo la simpatica sorpresa, ma ad arrivare tra le prime quattro dei mondiali. Dovevano essere una simpatica comparsa questi ragazzi, si sono trasformati in una compagine che ha superato grandi squadre, la Croazia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo. E diventa quasi inevitabile a fine gara l'empatia con i marocchini, lacrime per la gioia dell'impresa conquistata e un sorriso per quelle provocate in chi incontrandoli ha pensato di avere vita facile. Piazza Garibaldi che in queste sere si trasforma in Rabat o Casablanca e persone che credono di vincere questo mondiale, Francia permettendo. Sì, siamo troppo felici per la prima volta per la semifinale nella Coppa del Mondo, anche il primo paese nell'Africa, nel primo paese nella squadra d'arabo. Speriamo per il finale quest'anno. Finalmente, dopo 38 anni, cioè dall'86 che non riusciamo neanche a respirare, stavolta per noi è come se abbiamo vinto già. Per noi è come se abbiamo vinto. E per sempre forza Marocco. Il Marocco che ha vinto contro il Portogallo e siamo felici e speriamo che arriviamo al Coppa del Mondo, se Dio vuole. Marocco al Mondiale, dobbiamo superare i mondiali. È il Marocco campione del mondo quest'anno. Una cosa veramente unica, non so che cosa dire, ho perso le parole di quando siamo emozionati, siamo stra stra extra felici.